Un po'. Ci siete? Fatemi sentire se siete collegati. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccovi qui. Eccovi, forza. Buongiorno, benvenuti, ben arrivati. Forza, forza, forza. Buongiorno, buongiorno Lucia. Buongiorno a tutti. Buongiorno Luciana, Annalisa. Benvenuti, benvenuti. Insomma, buongiorno, buon martedì e benvenuti in un nuovo appuntamento per cucinare qualcosa insieme. Anche oggi prepareremo una ricetta insieme, divisa in due passaggi, due step. Iniziamo stamattina alle 11:30 con la preparazione dell'impasto della focaccia al rosmarino. Continuiamo oggi pomeriggio alle 15, dopo la prima fase di lievitazione, per sistemare la focaccia in teglia e riposizionarla per l'ultima lievitazione. Buongiorno, buongiorno. Eccovi qua, Monica, tutti ci siete arrivati? Benissimo, state arrivando. Quindi abbiamo bisogno di due step perché si tratta di olio lievitato e quindi abbiamo bisogno di una prima fase di preparazione dell'impasto e una seconda fase di preparazione, di stesura dell'impasto, ultima lievitazione e poi cottura. Anche oggi prepariamo qualcosa insieme. Vi ricordo che comunque questi sono degli appuntamenti che servono per trascorrere un po' di tempo insieme. Se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete pure. E nel frattempo cerchiamo appunto di realizzare qualcosa insieme. Ho visto che ieri Dorayaki sono piaciuti a tantissimi di voi, li avete preparati in tanti e ci sono stati soprattutto tanti bambini che si sono cimentati nella preparazione. Ne sono felicissima, veramente sono felicissima. Maxim, buongiorno, Marcellina, buongiorno anche a te. Effetto 71, eccola qua, Anna, Scattivari, eccoli qua, tutti siete tutti collegati. Buongiorno, buongiorno Giuseppina, buongiorno. Ok. Perfetto, possiamo andare. La mattina carburiamo un po' più lentamente, però sono sicura che ci siete e soprattutto se perdete qualche passaggio lo andate a rivedere nelle dirette registrate. Margherita, buongiorno. Natalia, allora oggi prepariamo la focaccia al rosmarino. Allora, se avete dubbi, domande o perplessità sulle ricette della settimana, le trovate tutte. Nel post che vi ho scritto dove c'è l'elenco di tutte le ricette della settimana. Questa settimana sono stata efficiente, vi ho scritto tutto, quindi non ci sono dubbi, le potete sapere tutte in anticipo. Allora, io inizierei la preparazione perché non è neanche una preparazione particolarmente complicata, sappiamo bene che la preparazione è un po', solita. Hai la mia torta di mele in forno, quella pronta in 5 minuti, buonissima quella lì, subito pronta, facilissima. Anna, buongiorno, Raila, buongiorno a te. Benvenute ragazze, benvenute, fatevi avanti che prepariamo la focaccia al rosmarino. Allora, mentre aspetto che continuino i collegamenti, buongiorno, buongiorno, Tania, anche a te, buongiorno. Allora, mentre aspetto che continuino i collegamenti, io inizio a sciogliere il lievito in un pochino d'acqua. Maria Pia, buongiorno. Allora, come sempre, prendo un pochino dell'acqua del totale della ricetta, la metto in un contenitore più piccolo, una piccola ciotolina. Ci vado a sbriciolare il lievito di birra fresco. Io sto usando 8 grammi di lievito di birra su 500 grammi di farina per una lievitazione di 3-4 ore. Se voi volete iniziare a preparare stamattina l'impasto della focaccia insieme a me, ma volete completarla più in serata, io devo regolarmi sul fatto che comunque per le 4 devo andare avanti con la preparazione. Se voi volete completarla più tardi, non c'è alcun problema, mettete meno lievito, potete fare anche 4 grammi di lievito e invece che completarla alle 3 insieme a me, alle 15 insieme a me, la potete completare anche per le 18 in maniera tale che ve la trovate calda calda per stasera. Quindi io vado a sbriciolare il lievito di birra qui. Se non avete il lievito di birra fresco, potete utilizzare il lievito di birra secco. Sapete che sono sempre equivalenti i due, l'unica cosa è che devono essere utilizzati in proporzioni differenti. Scusate. È bello quando mi affogo in diretta. Ok, aggiungo poi anche lo zucchero e vado a sciogliere il tutto, ok? Lo zucchero mi facilita l'attivazione del lievito in questo momento e poi mi aiuterà ad ottenere una colorazione un pochino più dorata. Cleia, buongiorno! Anastasia, buongiorno a te, Rosa, Laura, quante siete ragazze? Finalmente anche su Instagram, anche su Facebook vi vedo numerose. Mi state scrivendo tantissimo, state mandando tantissime delle vostre bellissime ricette. Per chi non è ancora iscritto al gruppo Facebook, andate ad iscrivere che lì potete pubblicare quotidianamente tutte le ricette che volete, tutte le foto di tutte le preparazioni, ci sentiamo più vicini a contatto. Non dovete aspettare, insomma, che le pubblichi prima io.
fate direttamente. Marianna, buongiorno, oggi sei con me, non sei di spesa? Eccoti qua, finalmente. Allora, chi si è collegato adesso e vuole preparare la focaccia al rosmarino insieme a me, possiamo fare anche la pizza con questa ricetta? Allora, Margherita, sì, però viene una pizza di quella alte alte, ok? Però dopo ti mando anche la ricetta per fare la pizza alta in teglia, che è specifica per la pizza. Questa qua è un po' più morbida, un po' più idratata, ok? Vuoi dire quanti litri è la planetaria? 4 litri. La mia è da 4 litri, è quella tipica per 4 persone. Buongiorno, buongiorno. Allora, grazie Monica, come sempre, per ricordare tutti gli ingredienti. Orietta, buongiorno. Ecco qua, buongiorno Monia. Ciao Monia, dici cosa stai facendo, sei collegata adesso. Allora, sto preparando la focaccia al rosmarino, una delle focacce più classiche che ci siano, deliziosa, mangiata da sola o anche gustata insieme a qualcosa. Ok. Ilaria, buongiorno. Marianna, Orietta, buongiorno. Margherita, bene bene. Sì, dopo ti mando proprio la ricetta, finisce la diretta e ti scrivo direttamente la ricetta per fare la pizza in teglia, che poi tra l'altro la possiamo fare anche insieme qualche volta, è veramente molto buona. Buongiorno, la prima volta insieme. Angela, benvenuta, benvenuta, è un piacere vederti. Buongiorno Antonella, buongiorno a tu, ma quanti siete? Non riesco a leggervi quasi tutti. Bene bene. Vuoi usare la farina di tummina? Lo sai che io non l'ho mai usata, perché è una farina che da me non si trova, quindi io non l'ho mai usata, ti dico proprio la sincera verità. Allora, stiamo preparando, ripeto, stiamo preparando la focaccia allo rosmarino. Ho sciolto in totale il mio lievito di birra sbriciolato. Io ho utilizzato 8 grammi perché ho bisogno di una lievitazione che sia pronto, un impasto che sia pronto per le 15 quando ci rivediamo e lo mettiamo in forma, insieme a un cucchiaino di zucchero. Se voi avete la possibilità di iniziare la lievitazione adesso e andare a riprendere la vostra focaccia il pomeriggio, anche per le 18 per esempio, mettete molto meno lievito, potete fare anche la metà di quello che sto mettendo io, 4 grammi fresco, dico, Ricordate che il secco va bene lo stesso, ma dovete utilizzare una quantità decisamente inferiore. Un abbraccio alla Sardegna, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Mariana, appena controllato il pane fatto con la tua ricetta e lievitato. Oh, che bello, ne sono felicissima. Fantastico, fantastico. Allora, nella ciotola della planetaria ho già messo tutte e due le farine che io vado ad utilizzare per questa ricetta. Utilizzo farina 00 e farina Manitoba. La Manitoba mi dà uno slancio in più alla lievitazione, mi dà un prodotto più soffice e mi permette di avere quindi una focaccia molto più morbida. Se ce l'avete va benissimo, se non ce l'avete non fa niente, utilizzate la farina che avete. Ok? Ti piacciono le mie ricette? Grazie, ti ringrazio. Hai appena guardato una pasta col salmone, ottimo, se la prepari mandami la foto, mi raccomando. Lorena Fabris non è interessata alla mia ricetta, può anche lasciarci, non è detto che la debba preparare insieme a noi. Con la focaccia non abbiamo tutto d'accordo, è una ricetta buona. Prova questa qua e fammi sapere, così la stiamo preparando insieme e tu mi puoi dire tranquillamente se che cosa non viene bene, ok? Buongiorno, devi acquistare la planetaria, la mia è una KitchenAid. Io friggo le melanzane per la parmigiana, brava, lo sai, invece sono andata a prendere oggi le melanzane e le ho trovate andate e le ho dovute buttare, mi è venuto veramente un gran fastidio. Allora, io ho messo già le farine nella mia ciotola, ok? Va bene? E adesso vado ad aggiungere il lievito, l'acqua nella quale ho sciolto il lievito, ok? E poi dopodiché continuo con gli altri ingredienti. La preparazione è molto semplice, è di quelle là proprio che si fanno veramente in pochissimo tempo. Mettete meno lievito se avete intenzione di iniziare l'impasto adesso e proseguirlo poi oggi pomeriggio sul tardi. Io lo proseguo per le 15, quindi ho bisogno di una lievitazione che sia efficiente, valida, in poco tempo. Sì, allora, le farine, certamente che le ripeto tutto. Puoi usare farina 1 invece della 00? Sì, regolati solo sull'assorbimento dell'acqua, puoi farla anche integrale, semi-integrale, però regolati sull'assorbimento dell'acqua perché le farine integrali assorbono di più. Devi ottenere un impasto morbido, molto morbido, così la focaccia viene bella alta e morbida. Allora, gli ingredienti che comunque trovate scritti nel post di Instagram o nel post di Facebook o nella stories di Instagram sono 200 g di farina 00, 300 g di farina Manitoba, che potete bilanciare anche diversamente, se avete altre tipologie di farina non è un problema. Ancora 350 ml di acqua, però sull'acqua ricordatevi sempre che dobbiamo regolarci in base all'assorbimento, quindi dobbiamo ottenere in questo caso qui un impasto molto morbido, non un impasto duro tipo impasto da pane, quindi ci regoliamo di volta in volta. Ancora sono 30 ml di olio,
olio d'oliva, un cucchiaino di zucchero, 8 g di lievito di birra fresco per averlo pronto per le 15, altrimenti se avete più tempo avanti per la lievitazione potete tranquillamente diminuire la quantità di lievito e 15 g di sale. Poi completeremo con 60 ml di olio del rosmarino fresco essiccato come lo stesso sale, preferibilmente grosso o in fiocchi. Puoi fare l'impasto a mano? Sì, certamente che sì. Ma buonissimi spaghetti al nero di Ischia, buoni, mandami una foto, ti prego, troppo buoni. Io tanto li faccio, perché non la zero? Puoi usare anche la zero, è perché io in genere quando utilizzo una bomba la dimezzo con una doppio zero, che d'altronde è anche quella più comune. Anche per questo, però puoi fare anche una zero, va benissimo lo stesso. Ok, non serve una farina molto, il punto è che alla fine non mi serve una farina molto forte, visto che vado a bilanciare con la manitoba. In genere i doppio zero sono meno forti, però poi bisognerebbe sempre controllare la forza della farina. Qua sulla farina si apre un mondo immenso, un mondo bellissimo, ma un mondo grandissimo, quindi bisognerebbe controllare. Sì, l'impasto si può fare a mano. Io ho fatto sabato la focaccia, quella locatelli pure è buonissima, perché è una bella focaccia di quella che si preparano in pochissimo tempo e non necessitano di lavorazione praticamente. Fatima, buongiorno. Beh, è un piacere, figurati, fatemi tutte le domande che volete e se non leggo le vostre domande in tempo, per piacere rifatemele, così sono sicura di rispondere. Cioè, dove fare i panini da hamburger? Posso sostituire il lievito fresco con quello secco pasto fornaio? Sì, le dosi sì. Veronica, certo che sì. Considera che il lievito secco si utilizza nella proporzione di un terzo rispetto al lievito fresco. Considera che 5 grammi di lievito fresco, quindi un cubetto, corrispondono a 7 grammi di lievito secco. Quindi controlla la quantità di lievito prevista per i panini, non ricordo esattamente quant'è, e fai un terzo, quindi meno della metà di lievito secco. Se non ti trovi, mi fai sapere. Comunque dopo controllo la ricetta e ti faccio sapere, ti rispondo dopo la diretta esattamente. Andiamo avanti, ma certo che andiamo avanti, scusate, mi stavo un attimo rispondendo alle vostre domandine, però certo che andiamo avanti, sono qui apposta. Ok, adesso vado ad aggiungere anche l'olio. Perché come sempre sapete, queste dirette le facciamo apposta affinché possa rispondere alle domandine e possa preparare questa ricetta insieme a voi. Quindi anche una farina con proteine, 10 unità alla manitoba, sì sì va bene. Se uso la farina 00, quanta acqua devo mettere? Allora, io sto tutta 00, probabilmente tutta 00, 350 te lo rende molto molto idratato l'impasto. Adesso ti faccio vedere comunque la consistenza. Io vi consiglio sempre di guardare sempre un pochino ad occhio. Io ho comprato una farina 0 con sottoscritto manitoba, ora non so come utilizzarla. La devi utilizzare come manitoba, se è una manitoba. Ok? Inizia ad aggiungere un po' d'acqua. Non tutta, come vi dicevo. Inizio a lavorare e poi continuo con l'aggiunta dell'acqua, così che do alla farina tutto il tempo per assorbirla bene. Sarebbe sempre questo accorgimento, ok? Farina 000 va bene, Angela? Certo che sì. Sei bravissima, grazie Angela, grazie tantissime all'altra Angela che mi ha detto che spiego bene, sono felice, spero di non parlare troppo velocemente o non perdere i messaggi, insomma spero di essere chiara nelle spiegazioni, nel caso vi chiedetevele, perché poi siamo umani, possiamo sbagliare. Hai mai preparato le girelle fritte agli agrumi? No, penso di no. Penso di no. Allora, ok, pian piano che vedete viene assorbita, andiamo ad aggiungere bastante acqua. Come vi dicevo, questo è un impasto che deve essere molto idratato, non è un impasto duro, ok? Quindi fate attenzione quando aggiungete la farina, se vi rendete conto che ci vuole altra acqua, e questa è una cosa che si può molto vedere a vista, perciò gli impasti vanno sempre controllati a vista, allora è bene aggiungerne dell'altra. Poi bisogna avere pazienza, soprattutto facciamo questi impasti molto idratati, bisogna avere pazienza, affinché la farina piano piano si assorbe questo liquido. Anche quando ci sembra che il liquido è più che sufficiente, in realtà, continuando a lavorare, piano piano ci accorgiamo che ce ne vuole dell'altra. Se arrivate in ritardo, dove trovi le dosi? Allora, Fabrizia, le dosi le trovi sul post precedente a questa diretta, così come anche sotto al titolo della diretta stessa. Allora, io ho iniziato prima sciogliendo il lievito fresco sbriciolato insieme allo zucchero in poca acqua presa dal totale, ok? Poi ho messo le due farine nella ciotola, ho aggiunto l'acqua nella quale ho sciolto il lievito, l'olio,
la restante acqua la sto aggiungendo poco alla volta, man mano vedete che adesso l'impasto se l'è chiamata, adesso man mano ne aggiungo dell'altra. Io questa qui sono sicura di doverla aggiungere tutta, perché l'ho fatta tante volte questa focaccia, quindi sono sicura che con queste farine questa quantità d'acqua la devo aggiungere tutta. Devo solo controllare se dopo, per averla bella morbida, no, non ho messo il sale lo metto alla fine, non l'ho messo. Devo solo controllare se a fine lavorazione ce ne vuole ancora un po', perché alle volte le farine sono più assetate, alle volte meno, ecco perché bisogna un po' controllarle a vista. Il sale lo metto solo alla fine. Il sale in genere non si mette all'inizio della lavorazione, sia per non farlo interferire con il lievito e sia per non farlo interferire con lo sviluppo della maglia glutinica. Perciò si aggiunge alla fine. Ah, cosa stai preparando il pane? No, Maria Grazia, sto preparando la focaccia al rosmarino, un grande classico tra le focacce, una delle più semplici, delle più replicate, delle più buone, delle più versatili. Perché la possiamo preparare con rosmarino, possiamo preparare con tante altre spezie, tanti aromi, la possiamo preparare con pomodorini. Ieri chi mi diceva che l'avrebbe preparata con pomodorini perché non aveva il rosmarino? È anche un'idea buona anche quella. Allora, adesso vi faccio vedere com'è l'impasto, però io continuo ad aggiungere un pochino di acqua, ve lo dico, perché deve essere un impasto molto molto idratato. È un impasto che poi andiamo a trasferire nella ciotola per la lievitazione, volendo lo potete lasciare nella ciotola stessa. Non è un impasto di quello là che si incorda così tanto da formare proprio la palla per bene per bene. Adesso vi faccio vedere, ma io adesso lo vado a girare, perché quando ecco qua, perché ricordate che quando andate a lavorare con l'impastatrice facilmente si sviluppa poi la maglia glutinica tutta nella stessa direzione, perché quello gira sempre nella stessa direzione. Vedete com'è? In realtà è un po', è morbido, non è appiccicoso, ma è morbido, è molto morbido. Ok? Se ci lasciate le dita dentro, chiaramente appiccica. Vi consiglio sempre di andarlo a smuovere con un tarocco, perché vi risulta più semplice fare questa operazione qui piuttosto che non farla a mano. Riuscite a smuovere meglio, soprattutto quando avete da spatolare le pareti della ciotola e quando avete un impasto molto idratato. Questo è l'impasto, l'idratazione è giusta, così è proprio giusta. Grazie Susi, ti ringrazio. Senza glutine è tutto un altro discorso, senza glutine ti consiglio di utilizzare sempre i mix senza glutine e quindi verificare poi il grado di assorbimento dell'acqua anche del mix che stai utilizzando. Oggi vi pare la torta magica al cioccolato, buonissima, fantastica. Che cosa avete state scrivendo? Che mi sono persa qualcosa? Per farla con il lievito madre, con il lievito madre devi partire un pochino in anticipo, perché il lievito madre deve, guardate, l'acqua è già finita, però tutto sommato un altro po' l'avrebbe presa. Facciamola lavorare un altro po' e vediamo. Allora, con il lievito madre, del quale vi ho messo un bell'articolo che ho pubblicato, lo trovate nelle stories di Instagram, link diretto all'articolo, nel post di Facebook, l'ho pubblicato ieri sera, quindi scrollate un paio di post in giù e trovate un bell'articolo sul lievito madre, se siete interessati, su tutto quello che ha a che fare con il lievito madre, dalla preparazione a come utilizzarlo, a come recuperarlo se siete in difficoltà. Insomma, è veramente un articolo bello completo che vi consiglio sinceramente di leggere se siete interessati a questo magico mondo del lievito madre. Anche le fragole, appena vado a fare la spesa le compro e le faccio. Oh mamma mia, cosa? Ma voi parlate, io mi sono persa che cosa state dicendo. La spatolina che uso è un tarocco, si chiama tarocco, ma guardate, si trova nei, tante persone mi stanno chiedendo dove si trova, si trova negli elettrodomestici dei casalinghi, ma proprio una stupidaggine. Però vi dico che è un'utilità impressionante. La lista degli ingredienti la trovate nelle stories di Instagram, dove c'è tutto il post, o nel post di Facebook. Adesso ve le rilego un attimo se vi state collegando adesso. Allora, adesso ve li dico gli ingredienti. Ho utilizzato 200 g di farina 00, 300 g di farina Manitoba, 350 ml di acqua. Sull'acqua vi dovreste sempre regolare in base all'assorbimento dell'impasto. Deve essere un impasto molto morbido, al limite dell'appiccicoso, non deve essere un impasto duro, quindi se ce ne vuole anche un altro po' ce la potete mettere. Considerate che in genere le farine una 00, che ad esempio un po' più debole, assorbe meno. Se utilizzate una 0 assorbe un po' di più, anche la Manitoba assorbe abbastanza, anche la mia Manitoba assorbe abbastanza. Biscotti morbidi alle fragole, vi sono piaciuti? Mamma mia, Orietta vi sta consigliando i biscotti morbidi alle fragole che ho pubblicato ieri perché sono fantastici, è vero.
Poi ancora ho utilizzato 30 ml di olio, 8 g di lievito di birra fresco per farlo lievitare in 3-4 ore, se avete più tempo va benissimo, meno un cucchiaino di zucchero e 15 g di sale che devo ancora andare ad aggiungere, va bene? Grazie. Allora, giusto per darmi soddisfazione ci vado a mettere un altro pochino d'acqua, ora me lo metto perché ce ne metto meno rispetto a prima. Perché, come vi dicevo, voglio un impasto bello morbidino. Ma proprio un pochino, eh? Perché questa manitoba che sto usando io assorbe tanto. Viene fatto il tiramisù e biscotti brutti ma buoni acquistati. Mamma mia, quante cose! 4 litri di planetaria vuol dire che posso impastare fino a 4 kg di farina? No! Perché 4 kg di farina li impasti con altri ingredienti. Quindi in totale non tirerai più con 4 litri di volume. Ti troverai con molto di più. Guarda, non puoi impastare, anche un chilo di farina qua dentro è troppo. Il massimo che impasti bene sono 800 grammi, eh? Già con un chilo vai in difficoltà per impastarla bene. Aspetti, gli altri con le fragole che piacciono tanto a noi? Sì, quelli là le fragole piacciono tantissimo, quelli, i ripieni alle fragole piacciono tanto a noi. Nadia, buongiorno, ma stamattina c'è una nuvola grigia sulla mia testa. Cos'è, come... No, allora, sto inquadrando con... un'altra fotocamera che effettivamente mi crea una nuvola grigia, ma sai che non riesco a toglierla, quindi mi tengo la nuvola grigia in testa. La prossima volta ho capito che si crea la nuvola grigia e quindi mi ha detto ops, ma questa è la nuvola del cattivo tempo. Hai la fotocamera un po' oscurata qui, dovrebbe stare un poco più su, dopo l'aggiusto, non vi preoccupate. Ciao Orietta, bene, mi sto salutando anche voi tra di voi, benissimo. Ok, a questo punto che l'impasto è ben lavorato, direi, possiamo anche andare ad aggiungere il sale. Come vi dicevo, facciamolo lavorare bene. Assicuriamoci che abbiamo fatto un impasto bello morbido. Vi ripeto, è un impasto che deve essere così, non è un impasto di cui la si incorda e diventa duro, no, è proprio così, è normalissimo che sia così. Morbidissimo, super morbidissimo, per questo mi aiuto con questo bel tarocchino, avete capito? Ragazzi, nei negozi di casalinghi non costa più di un euro, perché mi chiede ma chi è, come se fosse una cosa preziosa questo tarocchino, quando invece è una delle cose più stupide. Una delle cose più stupide che ci sono. Ciao Luisa, benvenuta. Mara, non l'avevo ancora vista, eccoti qua. Che velocità impasti? Allora, io questi impasti li faccio sempre al minimo della velocità che ha la planetaria. Se l'impasto è quello là più compatto, alzo un po' la velocità, altrimenti no. Avrei farina 00 e di grano duro rimacinata. Non ce la mettere la grano duro rimacinata, va bene, anche se ci metti solo la 00, guarda, non è un problema. Allora, l'impasto adesso ha acquistato questa consistenza, come vi dicevo, una consistenza super morbidosa, e adesso vado ad aggiungere anche la scusatemi, il sale. Ultimo ingrediente da aggiungere è il sale. Se volete essere certi di sciogliere bene il sale, io ad esempio vi faccio... No, beh, non si vede praticamente, guardate, l'impasto è così. Se volete essere certi di sciogliere bene il sale, io per esempio nell'ultimo acquisto di sale che ho fatto, è un sale brutto perché è un sale fino, ma un po' grossolano, non è proprio così fino come volevo. Aggiungo un pochino d'acqua che mi aiuta un po' a scioglierlo meglio. Quindi vi potete conservare anche un pizzico d'acqua successivamente, così come potete anche pensare di scioglierlo proprio il sale in poca acqua, vi conservate qui 10-20 ml d'acqua per la fine, ad esempio ci sciogliete il sale dentro, se vi rendete conto che non si scioglie bene. Purtroppo mi devo assentare, ho avuto un problema, oddio Mara, ci dispiace tantissimo, mi dispiace davvero tanto, speriamo davvero nulla di grave, perché... Sto sentendo tante persone che stanno avendo tanti problemi. Mi sei collegata adesso? Sto preparando la focaccia al rosmarino. Ci dispiace tanto. Guardate, in questo periodo non è il caso di avere problemi. Io, in verità, ho mio nonno che è in ospedale. E la cosa più brutta del periodo è che devono stare da soli. Cioè, non si può andare, non si possono andare a trovare. È veramente bruttissimo, io non auguro a nessuno, ma veramente a nessuno in questo momento di dover ricorrere a ospedali e cose varie.
perché è tragico. Innanzitutto, se è arrivata ad andare in ospedale, probabilmente, anzi sicuramente è stato proprio perché in questo momento la sanità extra COVID non è che sia molto efficiente, nel senso che i medici non ti controllano, ti rispondono telefonicamente, e, insomma un po' così, quindi non è proprio il massimo, e probabilmente ti trascurano anche un pochino, sottovalutano anche un pochino di cose, e quindi purtroppo per questo motivo, per questa serie di motivi, più sicuramente lui non stava bene nei suoi problemi di contatto, ci siamo ritrovati a doverlo portare in ospedale e lasciare lì, perché comunque non avevamo la possibilità, non c'era la possibilità di stargli vicino. E, vabbè, per me, a me sta proprio in un'altra città, quindi figurati, sto proprio solo con le preoccupazioni addosso e basta. È un problemone in questo periodo la sanità. Così come anche un'altra mia carissima amica, adesso ha avuto la bimba che si è fratturata il polso. Un problemone, anche una frattura al polso, che potrebbe essere una cosa trattabile, gestibile molto diversamente, in questo momento è un disastro. È una situazione, guarda, sì, è verissimo, bravissima. Scorazzando, carissimo, ma devi dirmi il tuo nome, perché se no mi trovo sempre nella zona di rilevazione. Oggi sono 55 giorni che ho vedo, guarda, è proprio... siamo veramente sull'orlo che non farcela più. Filomena, buongiorno, e Maria, buongiorno a te. Mi spiace, no, guarda, spero che riesca ad uscire, sinceramente, presto. Anche perché, proprio a dirla tutta lì, proprio a sincera verità, in questo momento si trova siccome hanno spostato tutti i reparti e tutto quanto, adesso l'hanno liberato proprio dove era mia nonna, che non è uscita dall'ospedale, quindi la moglie. Quindi è un pensiero bruttissimo che ogni tanto cerco di allontanare da me, non perché non voglia pensare a lui, ci mancherebbe, ma perché penso che in questo momento non possiamo farci veramente niente. Patrizia, grazie mille che mi hai detto il tuo nome, così ti posso chiamare per nome, ti sento più vicina. Insomma, brutto periodo, brutto periodo. Spero sempre che non succeda niente a nessuno in questo momento. I figli lontani, non ne parliamo proprio. Io pensate che ho un mio fratello da solo, solitario, in Svizzera, da solo. E sta completamente da solo, perché nessuno può andare, tra cui la fidanzata che si è laureata, avrebbe dovuto raggiungere tutto quanto, è rimasta bloccata, non è potuta andare, perché è rimasta qui. E anche il pensiero è un po' come il pensiero di un figlio che sta da solo lontano, guardate che tristezza, veramente. Non ci pensiamo, grazie a voi mi distraggo tanto, devo dire la verità. E riesco a non pensare a tante cose brutte, ma in questo periodo di cose brutte ne stanno capitando tante, ce ne sono tante, veramente un brutto periodo. E a Lugano, sì, esatto, proprio a Lugano, esatto. Vabbè, speriamo che passi in fretta. Puoi ripetere le dosi, ti seguo le... Allora, Mariella, dopo ti scrivo tutte le dosi, tranquilla, in ogni caso le dosi le trovi anche sul post precedente a questa diretta, ma anche nel titolo, diciamo così, di questa diretta stessa. Spero che me lo... sì, lo spero anch'io. Lo spero anch'io tantissimo, Antonella. Ti dico proprio la tua figlia in Spagna, guardate là. Hai fatto il ciambellone della nonna ai miei occhi. Oh, che bello! Me lo saluti, perché tu sei di Lugano. Patrizia, giusto? Hai detto Patrizia. Non mi fa fare figuracce che non dico bene il tuo nome. Patrizia, giusto? Mi sono detto. Mimma, sei benissimo. Grazie, simpatica. Grazie. Buongiorno all'amore, oh tantissimo, buongiorno anche a voi, dovunque voi siate, dovunque ci siamo, l'importante è che stiamo per insieme. Allora, sebbene questi impatti, torniamo a noi, mio nonno è a Benevento, solo io sto qua, i miei parenti sono più a Benevento, non tutti, perché molti stanno altrove ancora. Vi dicevo che questo impasto è un impasto che non diventa una palla, non si incorda così tanto da staccarsi alle pareti della ciotola, tende ad incordarsi, ok? Quindi ad incordarsi al gancio, ma comunque un pochino alle pareti resta un pochino attaccato, perché comunque è un impasto molto molto idratato, come dicevo. Se lo lasciassimo lavorare ancora di più, quell'idratazione un po' si andrebbe ad asciugare. Abbiamo quest'ora con te, non penso, esatto, sì, distraiamoci in questo modo qui, perché veramente se no è grazie a voi mi distraggo anch'io. Il tuo essere così solare con questi tu... Ma grazie, Letizia, grazie. Che carina. Antonella, benvenuta. Hai detto che eri a dieta, però se non sbaglio hai detto che la focaccia la voglio fare. Non mi sbaglio.
faccio vedere, perché io lo sto vedendo bello tutto striato, quindi vuol dire che la maglia si sta creando. Si è creata una bella maglietta congiunta. Ecco qua, si è appena tornata da fare la spesa. Ah, mamma mia. Maria, questo è il mio pensiero. Mio figlio Soletto a Torino, studente, si trova adesso solo. E noi in Sicilia, immagina una mamma. Sei bravissima come stai preparando, grazie. Grazie veramente. Guarda, ti capisco perché io, questo, tra l'altro, mio figlio è un solo fratello, quindi curati. Però è anche molto più piccolo di me. Quindi, cioè, sai, c'è anche un affetto materno, oltre che fraterno. Bacio di tuo altro nonno, grazie, grazie. Chi ce l'ha ancora una bella cosa? Guarda, io Orietta sono una persona molto, molto fortunata, perché fino a qualche anno fa avevo tutti e quattro i nonni. Adesso ne ho persa una, che è la moglie di questo nonno qui, e gli altri due nonni ce l'ho ancora. Pensa tu. Oggi ti guardi a stereo, ma su Facebook e un po' in ritardo la diretta. Sono contenta di aver fatto il mio nome, Imma. Allora, io direi che va bene così, perché questo, vi ripeto, non è che poi è un impasto di quelli là proprio che si incorda alla perfezione. È un impasto che resta comunque, vi dicevo, molto idratato. Adesso me lo vado a trasferire nella ciotola. Anche nel trasferirlo in un'altra ciotola per lasciarlo lievitare, lo potrei lasciare anche qui dentro, vi faccio vedere che è un impasto che un po' si andrà anche un pochino ad asciugarsi poi, pian piano, sì, un pochino si asciugherà, però vi faccio vedere che comunque è un impasto molto, molto idratato. Non è un impasto di quelli là che ci andiamo a fare la classica palla, per intenderci. Ok. Allora, se volete preparare questa focaccia, magari non l'avete ancora avviata insieme a me, la volete preparare tra poco, sappiate che vi troverete benissimo anche a farla tra poco. Ecco qua, questo è l'impasto morbido, vedete come è morbido, infatti tende a muoversi. Volete fare con te la focaccia? Manu, non sai cosa stai preparando? Allora, ho preparato la focaccia rosmarino, l'ho già iniziata. Però tu puoi rivedere la diretta, così come puoi andare direttamente sulla ricetta e prepararla anche tu, che te la troverai buona buona per stasera. Alle 15 noi ci vediamo. Grazie, grazie Sabina. Alle 15 noi ci vediamo, perché io vado a completare la preparazione di questa focaccia, almeno nel trasferirla nella teglia, allargarla, rifarcirla, in maniera che potete vedere questi altri passaggi. Però io quello che vi consiglio sicuramente, anche se la preparate adesso l'impasto, è di diminuire la quantità di lievito in maniera tale che avete la focaccia pronta per stasera, non per oggi pomeriggio, a meno che non ci vogliate fare merenda, però ce l'avete per stasera, che ve la mangiate calda calda appena sfornata, noi la riscalderemo, noi io accenderò il forno e la riscalderò. Sì, esatto, focaccia rosmarino. Io vedrò il mio figlio di 2 mesi e lo sento solo per la bella notizia che mi ha dato. Mamma mia. Guardate, è un po' tremenda, veramente. Allora, andiamo a trasferire questo impasto lavorato. Aspettate un poco perché la mia allergia... Che succede qua? Si era interrotto... Allora, siccome la mia allergia continua, aspettate un po'. Ecco. Un attimo che mi lavo anche le mani, se no qualcuno... mi dice che non mi lavo le mani. Va bene? È tutto fatto? Allora, oggi ho fatto la focaccia con la cipolla. Buona, quella là è buonissima. Alle 15 ci sei? Ok, va bene. Tu la fai a mano? Ma no, guarda, si fa tranquillamente a mano. Considera che anche un impasto molto idratato. Questi impasti molto idratati si lavorano bene a mano, eh? Andate proprio tranquilli, non vi fate problemi. Si lavora tranquillamente a mano. Io poi, se decido di fare questi impasti anche, vedete, come vedete, la vado praticamente a trasferire, farei una cosa migliore è oleare un po' la ciotola, così poi dopo, quando la vado a togliere dalla ciotola, mi si stacca meglio, altrimenti resta un po' attaccata. Dicevo che io li faccio con la planetaria, non solo per la questione di comodità, eccetera, eccetera, ma anche perché così io ho le mani libere e posso continuare a rispondere, ad andare avanti. Altrimenti quando faccio a mano è un problemino. Allora, vedete l'impasto com'è? È un impasto morbido, molto idratato. Noi vogliamo la focaccia super soffice. Spesso e volentieri noto che gli impasti idratati impiegano anche un pochino in più a lievitare.
Però noi ci auguriamo che per le nostre belle 15 l'impasto sia pronto, altrimenti vado avanti lo stesso. Ok, tu stasera le piadine, buono, buono, sei troppo simpatico, grazie, Conte Marlon, grazie mille, sei gentilissima. Allora, io ho unto, ho messo l'impasto, adesso ci faccio un ultimo scattino per vedere, ricordarci com'era questo impasto, e vado a coprirlo con la mia classica pellicola. Andrebbe bene anche un canovaccio umido. Io vi dico la verità, mi trovo molto meglio con la pellicola, perché la pellicola mi crea proprio l'effetto cappa. E quindi me lo fa crescere bene. Poi, perché mi trovo bene con la pellicola? Mi trovo bene con la pellicola anche perché se mi sbaglio e non vado a controllare l'impasto in tempo, oppure per un motivo o per un altro, questo impasto cresce tantissimo e mi arriva fino a coprire la pellicola, io poi riesco a staccarlo bene dalla pellicola, perché alzo la pellicola sempre col mio famoso tarocchino, il mio immancabile. Voi pensate che io sono andata, ho fatto delle, quando vado in giro a fare dei video da qualche parte, o vado a cucinare da qualche parte, anche se mi dicono che hanno tutto, il tarocco me lo porto, il mio fidato tarocco me lo porto. Guardate che mania del tarocco. Che poi ne ho una certa quantità, ammetto, ma questo qui è il mio preferito. Infatti utilizzo questo sempre perché questa sua forma tondeggiante che ha, mi trovo benissimo anche intorno alla ciotola a raccogliere. È proprio fantastico. E questo è il mio preferito. Poi questo è il mio secondo preferito, questo qua piatto un po' così. Poi ne ho tanti altri, ma quelli sono i miei preferiti. Infatti uso sempre quelli. Allora, è bello passare un po' di tempo in mia compagnia. Grazie Angela, grazie. Però ho letto che bisogna fare un buchetto sopra la pellicola. No, Manu, devi fare il buchetto sopra la pellicola se è un impasto che devi respirare. Questo no, va benissimo così. Assolutissimamente. Va bene così. Vi dicevo anche perché se poi mi cresce troppo e arriva la pellicola, io così lo stacco dalla pellicola con grandissima semplicità. Io pranzo piadine con le sue buone, mamma mia, Ilaria ci fai proprio... ci fai proprio morire dalla voglia di provare anche noi piadine con le supplì di pasta mano il più presto possibile. Buon pranzo, che fai? Sì, Patrizia, rispondo contemporaneamente perché vi tengo sotto controllo entrambi e spero di non perdere nessuno. Ah, eccoli qua, Josephine, me ne portate Venezuela? Italia? Cosa, il tarocchino? Tu hai impastato a mano, bravissima. Che succede qua? Oh oh, abbiamo un problemino piccolino che spero... Ok, ci siamo, ci siamo? Un saluto affettuoso da Modena, un saluto affettuoso alla mia cara Modena, che ci sono tante persone, tanti miei parenti, cugini, zii, quindi ho proprio un legame affettivo con Modena, mi piace troppo. Ci andrei anche a vivere tranquillamente. Su Facebook mi chiedono se si può fare col bimbi. Oh oh, me la sono persa questa domanda, grazie mille! Sì, la puoi fare anche col bimbi, sì. Lavora sempre in modalità spiga. L'unica cosa è che essendo un impasto molto molto idratato, è un impasto che poi tenderà ad attaccarsi, insomma, anche alle lame, quindi poi un po' di attenzione a toglierlo. Mi vedi stanca? No, sono molto stanca, non poco stanca, ma molto stanca. Parmigiana per tutti, buone! Ok, allora, io penso di avervi detto tutto per oggi. No, io le melanzane le ho perse, ci volevo fare dei burger di melanzane, ma le ho dovute buttare perché non erano buone più. Quindi adesso ho segnato melanzane nella prossima lista della spesa per poter fare quei burger. Devo aspettare. Ormai li stavo già pregustando, vabbè. Ok, allora, io penso che sia per tutto. L'impasto adesso lo metto a lievitare, sempre nel forno spento con la luce accesa, in maniera tale che cresce delicatamente, lì sono in un ambiente bello tiepido e riscaldato, soprattutto in queste giornate anche umide, freddine, che non sono proprio ideali. E vi aspetto oggi pomeriggio alle 15, a impasto, speriamo, a impasto lievitato, altrimenti non so, a impasto lievitato per proseguire la preparazione della focaccia. Se state preparando la focaccia con me, mandatemi anche le vostre foto, potete mettere le vostre foto della preparazione anche su, stesso come commento, su questa diretta per Facebook, oppure me le mandate su Instagram e le condivido. E noi ci vediamo alle 15 per proseguire la ricetta, quindi mi raccomando, non mancate perché vi aspetto. A dopo, nel frattempo buon pranzo, ciao!
Brava, vai a fare l'impasto della focaccia. Brava, Marianna, mi fammi sapere. Poi, mi raccomando, fammi sapere. Ragazzi, ciao, vi saluto. A dopo, buon pranzo. Ciao, ciao. Sì, la ricetta è già scritta. Vai nelle stories, c'è il link diretto alla ricetta. È tutto già scritto. Ciao, ragazzi.